state per vedere era uno dei film italiani che rappresentava l'Italia al Festival di Cannes nella sezione Kenzente Realizzateur, e quindi anche un po' legato al film, all'ultimo film di Marco Bellocchio, perché come forse ricorderete il film di Marco Bellocchio, l'ultimo film di Marco Bellocchio, Fai bei sogni, è stato presentato a Cannes in quella stessa sezione come evento speciale e uscirà poi in sala in autunno. Ma ecco, concentriamoci sul film di stasera, e abbiamo il grande piacere di avere più persone che hanno realizzato questo gioiello. Allora innanzitutto chiamo il regista Claudio Giovannesi a raggiungermi sul palco, poi chiamo il regista, montatore, sceneggiatore e in questo caso direttore della fotografia, il grandissimo Daniele Cipri, che conoscete, un grande editore del festival. L'anno scorso è stato proprio Daniele a seguire con gli studenti il corso di fare cinema, e insieme a Daniele gli studenti hanno realizzato il cortometraggio che presto si vedrà. E infine la protagonista assoluta del film, punto cruciale di tutta l'opera cinematografica, come poi Claudio ci spiegherà, Daphne Scoccia. Buonasera, io sono molto contento di essere qua e ringrazio Marco per aver invitato il nostro film. E niente, questo film è una storia d'amore, ed è ambientata questa storia d'amore in un luogo dove l'amore è vietato, è il carcere minorile, un carcere minorile misto dove i maschi e le femmine hanno il divieto assoluto di incontro e di comunicazione, ed è un film raccontato dal suo punto di vista, dal punto di vista di Daphne. È un film che racconta l'innocenza di due ragazzi colpevoli di fronte alla legge, però il film non parla di quello, ma parla appunto della loro grazia, della grazia della loro innocenza. Daniele? No, io farei parlare pure Daphne, che è la protagonista, poi ci dirà. No, io sono onorato di aver fatto la seconda opera di Claudio, che ha riconfermato, credo, poi lo vedrete voi stessi, un modo di fare cinema, credo, in Italia forse l'unico, e poi ringraziare, a parte lui, tutte le persone che abbiamo collaborato in questa storia, quindi da operatore Guido Michelozzi, Massimo Lazzara che è in sala, cioè tutte le persone che abbiamo fatto veramente un miracolo, e poi il grande miracolo di loro, dei visi, dei volti che hanno raccontato questa storia, quindi sono onorato e felice di... Ho rifiutato altri film per fare questo. Ringrazio anch'io Marco per l'invito e ringrazio voi che siete venuti qui, che siete tanti. E niente, questo è un film che, visto dal punto di vista di due adolescenti, però è un film che riguarda un po' tutti, perché la mancanza d'amore e il sentirsi in prigione riguarda un po' tutti a volte, no? Buona visione.